ritrovati. Il Digital Talk che sta per iniziare ha come titolo Big Data, Analytics, Intelligenza Artificiale, l'innovazione al servizio della finanza d'impresa. Io sono Adriano Solidoro, faciliterò questo Digital Talk. Abbiamo come ospiti che è il Chief Financial Officer di Euronics Gruppo Tufano, Mauro Colombo, Technology and Innovation Director presso Hewlett Packard Enterprise, Paolo Giglioni, Chief Financial Officer di Mondo Convenienza, Giacomo Lopopolo, Chief Financial Officer di RMG Connect Italia e Executive Vice President e di nuovo Chief Financial Officer di Wunderman Thompson Italy, Paolo Paolino, è anche nostro ospite, che è Director of Finance per l'EMEA di Nvidia, e Fabrizio Tocchini, che è Director Business Development Strategy per Wolters Kluwer e CCH Targetic. Io do il benvenuto a tutti i nostri ospiti, che saluto e ovviamente ringrazio di essere qua, e farei questo, un giro di tavolo in cui raccontiamo, magari tenendo il limite di 5 minuti, cosa è successo in questo ultimo anno, cioè quali sono state le lezioni apprese, le buone pratiche e forse anche qualche cosa che non è andata esattamente come avremmo voluto, come ci saremmo aspettati, ma è stata comunque occasione di apprendimento e di crescita. E poi teniamo io dallo studio e voi da casa o dall'ufficio e parliamo del futuro, cioè come la tecnologia digitale, i big data, gli analytics e anche l'intelligenza artificiale possano aiutare una compiuta trasformazione digitale al servizio della finanza d'impresa. Allora, Ferdinando Chianese, chiederei a Ferdinando di essere il primo intervento. Buonasera. CFO Euronics Gruppo Tufano, buonasera, grazie buonasera a tutti di essere qua. E 5 minuti a te, e raccontaci la cosa è successo, appunto buone pratiche e anche meno buone pratiche, qualcosa che non è andato come forse vi aspettavate o come speravate nell'ultimo anno, e però su cui state costruendo. Grazie Ferdinando, a te la parola. Grazie. Buonasera a tutti, saluto i colleghi, innanzitutto ringrazio Comunicazione Italiana per questo appuntamento che ormai è diventato fondamentale per noi addetti ai lavori e non solo. Allora, iniziamo subito dal vivo. Cosa è successo? Io direi cosa non è successo in questi ultimi 12 mesi. Sicuramente noi CFO abbiamo avuto sulle spalle, assieme agli imprenditori, quella che è stata la maggiore pressione per quello che è accaduto in Italia, non solo, perché ha anche delle branch estere. Siamo passati nel giro di una settimana lavorativa da uno scenario in cui la fisicità di persone, organizzazioni e mezzi era un must, ad una presenza online di collaboratori e di partner. Sicuramente il nostro settore, un po' in controtendenza, ha beneficiato di un aumento di fatturato dovuto più che altro a variabili esterne, un po' la normativa, un po' le esigenze di smart working degli italiani. Il nostro settore è andato contro tendenza, però il rovescio della medaglia è stato quello che l'organizzazione è stata molto molto stressata rispetto al passato, perché ci si è accorti che dall'oggi a domani che in effetti noi non avevamo le informazioni e i dati sotto mano, bensì le raccoglievamo in maniera più disparata, con dei silos funzionali. Sicuramente le buone pratiche che sono state, come dire, ereditate da questa situazione, e che c'è stata una centralizzazione da parte di tutti gli addetti al lavoro nel lavorare in maniera molto più
sintetica, è molto più schematica. Ecco, proprio avendo quella contingenza sulla pelle di voler comunicare qualcosa a qualcuno in maniera sintetica, quindi quello che prima si riusciva a chiudere con riunioni fisiche, con l'andare in un'altra stanza del collega, ci siamo trovati nell'esigenza di doverla trasmettere solo via mail o via chat WhatsApp. Cosa invece non ha funzionato? Sicuramente la risposta digitale del team, dei diversi team interfunzionali, alla non presenza fisica al lavoro o alla non apertura dei negozi fisici rispetto all'online. Sicuramente oggi ci siamo posti la domanda: come possiamo competere nell'era dell'intelligenza artificiale? Una cosa l'abbiamo capita: non bisogna fare una corsa ad acquistare software o tantomeno a cercare di comprendere e smontare algoritmi proposti da altri. Quello che abbiamo capito sulla nostra pelle è che l'approccio all'intelligenza artificiale parte attraverso una rivoluzione culturale dell'azienda. Troppo per anni si è lavorato con dei silos funzionali e si sono sviluppati sistemi informativi per silos funzionali, e questo ci ha messo in difficoltà nella prima pandemia. Appena abbiamo pagato un po' le conseguenze di cali drastici di fatturato, poi è stato creato un comitato di direzione interfunzionale che ha capito che bisognava mettere insieme tutta la costellazione dei sistemi informativi, quello che noi chiamiamo l'ultimo miglio verso il cliente, che ci potesse dare delle informazioni molto più veloci e soprattutto affidabili. Abbiamo racchiuso in un'unica area gestionale quello che è il settore finance con la logistica, quindi con tutta la supply chain e il post vendita, a fine di capire effettivamente come dobbiamo gestire lo stock di magazzino e quindi i cash flow che ne derivavano tra l'approvvigionamento e la vendita, per poter sopperire all'improvviso ad un meno 20, meno 30% di fatturato che da una settimana all'altra è comparso sui nostri moduli, sui nostri tableau de bord che tutti i CFO hanno sulla propria scrivania. E questo sicuramente ci ha dato una scossa forte sia sul management ma anche sugli stessi operatori che ci seguivano. E ha tracciato un po' la strada da seguire per i prossimi mesi e per i prossimi anni, perché sicuramente non è più pensabile lavorare per compartimenti stagni, non è più pensabile gestire uno stesso evento, business, processo, andando a vedere poi dati sostanzialmente diversi. Questo non è più possibile. Quindi sicuramente l'area finance, col supporto dell'IT, sta un po' ridisegnando quelli che sono i percorsi da intraprendere per tutte le funzioni. Cioè, ogni qualvolta si sviluppa un nuovo servizio al cliente che ha impatto poi inevitabilmente con la parte logistica e finance dell'azienda, bisogna sedersi intorno ad un tavolo e sviluppare un unico tracciato di comunicazione, perché altrimenti ci saranno dei tempi di latenza sempre più lunghi nel capire cosa sta succedendo intorno a noi. Questo è poco ma sicuro. Benissimo, grazie Ferdinando. Allora, grazie a voi. Al di là del fattore moda, bisogna accaparrarsi strumenti e competenze per i big data, analytics e intelligenza artificiale che siano però quelli giusti. Quindi costruire senz'altro una cultura organizzativa, altrimenti non c'è assorbimento e quindi non c'è utilità di questi strumenti. Andiamo a Mauro Colombo adesso, che ringrazio di essere qui, Technology and Innovation Director per Hewlett Packard Enterprise. Buonasera Mauro, buonasera. Buonasera. Anche a te 5 minuti per raccontarci un po' cosa è successo in questo anno molto complesso e difficile. Qualcosa forse è andato bene. Insomma, cosa è venuto fuori? Ok, allora, prima di tutto buongiorno a tutti anche da parte mia. Buongiorno, buon pomeriggio. Diciamo che cosa è successo nel 2020? Anno di grosso cambiamento da questo punto di vista. Internamente a marzo 2020 abbiamo di fatto attivato quello che è il nostro processo di gestione della crisi, un crisis management process, che prevedeva anche la gestione di una situazione pandemica. E come primo effetto ci siamo confrontati con altri paesi che stavano gestendo una situazione molto simile. Ai tempi Giappone e Corea del Sud
avevano una situazione pandemica molto simile a quella dell'Italia, e una delle prime azioni che abbiamo implementato è stata quella di mettere in sicurezza la salute dei nostri dipendenti. Quindi abbiamo deciso di chiudere gli uffici e da marzo 2020 di fatto siamo in modalità smart working o home working, con l'unica eccezione delle strutture di delivery di servizio che hanno continuato a garantire la continuità operativa garantendo servizi ai nostri clienti. E quindi siamo tuttora in smart working, in home working, ed è previsto nei prossimi mesi una graduale riapertura delle nostre sedi andando verso una modalità di lavoro ibrida, diciamo. Cosa vuol dire ibrida? Che verrà lasciato ai dipendenti la libertà di scegliere in funzione dell'attività specifica che devono andare a svolgere quel giorno, quella settimana, che attività andare a svolgere in ufficio e che attività invece continuare a fare da casa. E in questo modo si spera di prendere il meglio dei due mondi, del mondo lavorativo cui eravamo abituati più di un anno fa e quello a cui ci stiamo abituando in questo momento. Parallelamente stiamo anche rivedendo quello che è il layout dei nostri uffici in modalità smart workplace, in modo da garantire la flessibilità degli spazi lavorativi in funzione di questa nuova modalità. Cosa abbiamo fatto invece per i nostri clienti, per i nostri partner? Beh, due azioni principali. La prima è stata effettuata un'iniezione di 2 miliardi di dollari di liquidità nel sistema da parte della nostra divisione di servizi finanziari per permettere alle aziende di gestire al meglio il cash flow o i problemi di liquidità. E questo l'abbiamo fatto in due modi principali. Il primo, andando a sospendere per 6 mesi pagamenti di canoni a fronte di acquisti che erano stati fatti negli anni precedenti. E il secondo strumento invece è stato quello di andare a differire per tutto il 2020 o per almeno 6 mesi i canoni relativi a acquisti di nuove tecnologie. Questo perché alcuni clienti si sono trovati nella situazione di non poter stoppare progetti esistenti e hanno continuato a mantenere gli investimenti differendo quello che sono i costi. In questo modo si sono trovati più veloci, con maggior abbrivio nella ripartenza che c'è stata nell'ultimo periodo. Ultimo punto, per tutti i clienti invece che avevano già adottato una soluzione di Everything as a Service negli anni precedenti, e questi clienti hanno beneficiato significativamente della possibilità di andare a modulare i costi del proprio IT in funzione di quello che è stato per tutti il rallentamento di business. E giusto per darvi un esempio, un importante cliente manufatturiero ha avuto la possibilità di fatto spegnere dei costi di infrastruttura IT, di hardware, software e di gestione con un risparmio di 1,5 milioni di euro su un orizzonte temporale di 6 mesi. Quindi, sintetizzando internamente smart working e comunicazione aziendale, abbiamo mantenuto sempre una forte comunicazione di quali erano gli step che venivano portati avanti dal crisis management team. Per quanto riguarda invece il mercato, i clienti, supporto con strumenti finanziari e forte leverage da parte dei clienti che l'avevano già adottato di modelli a consumo di Everything as a Service. La combinazione di questi tre elementi hanno di fatto permesso di gestire al meglio questo periodo di importante cambiamento che ancora stiamo vivendo. Io con questo restituisco il microfono virtuale per il prossimo intervento. Grazie Mauro Colombo. Allora, grazie anche per la sintesi finale che ci ha permesso di avere ancora più chiari gli interventi, che sono appunto valorizzare la comunità interna dell'azienda, probabilmente enfatizzando gli aspetti di comunicazione e mettendo in campo tutte le azioni per gestione della crisi, e poi pensare anche ai clienti in modo che la loro trasformazione digitale non avesse un'interruzione in questo momento. Stiamo parlando adesso in questo Digital Talk di Big Data, Analytics e Intelligenza Artificiale, quindi è importante che questi strumenti siano ancora più e sempre più proficuamente adottati dalle aziende, specialmente in questo. Che ringrazio di essere qui con noi, ringrazio per la disponibilità. Paolo Giglioli, che è
Chief Financial Officer di Mondo Convenienza. Adesso in questo momento non vediamo in video Paolo, adesso sì, adesso lo vediamo. Ci senti Paolo? No, Paolo ha va bene, Paolo è comunque qui con noi, quindi adesso gli daremo la parola, però nel frattempo che magari vengono aggiustate queste questioni tecniche, diamo la parola, ringraziamo innanzitutto Giacomo. Paolo, ci sei? Noi ti vediamo congelato nell'immagine e ti sentiamo a scatti. E allora Paolo, se sei d'accordo, darei la parola a Giacomo Lopopolo. Sì, vedo che purtroppo sono in una connessione Wi-Fi. E Executive Vice President e CFO Wunderman Thompson Italy. Quindi cambiamo totalmente settore, andiamo nel settore della comunicazione. E Giacomo, buonasera, grazie per essere qua con noi, grazie per la disponibilità. Allora anche a te 5 minuti per parlare di questo anno terribile o che magari invece è riservato delle sorprese gradevoli. No, allora Dio, è stato un anno complicato. Comunque intanto grazie mille professore e io ti do del tu perché noi facciamo comunicazione e se non ci diamoci del tu, diamoci tutti del tu. Okay. Io ti ho dato del tu senza esatto. Neanche chiederlo. Assolutamente, grazie assolutamente e grazie Fabrizio, grazie Comunicazione Italiana. Giacomo Lopopolo, sì, RMG Connect credo che sia un retaggio di una vecchia agenzia di cui ero direttore finanziario tanti anni fa, non so per quale ho cercato di avvisarvi di questo aggiornamento, però ad ogni modo rimango e sono CFO e vicepresidente esecutivo di Wunderman Thompson in Italia, è un'agenzia di comunicazione il cui prodotto primario è la creatività rafforzata dalla tecnologia e grazie anche alla fusione fatta che ho completato circa 2 anni fa con la Wunderman, suffragata anche dall'analisi dei dati. La società infatti è stata interessata proprio 2 anni fa da questo processo di integrazione fra la J. Walter Thompson, che è la prima agenzia storica del mondo, nata nel 1864 dal Commodoro James Walter Thompson e ha firmato fra le più grandi e belle e memorabili pagine della comunicazione e della brand reputation. Un diamante per sempre, Payoff di De Vries, oppure il recente Mondo Buono del Mulino Bianco di Bandera, se sono degli esempi iconici. La Wunderman, appunto, ci ha fornito una grande opportunità, quindi questa fusione con il gigante del direct marketing, che dal 58 si occupa di comunicazione one-to-one, basando sempre di più la potenza della sua comunicazione su un'analisi dei dati e su enrichment. Appunto ad oggi, quindi, di base studiamo le dinamiche commerciali che vanno dall'e-commerce al negozio fisico, alle piattaforme social, al customer care e tracciamo le consumer experience per tutti i profili di consumatori. Creiamo piani di marketing, automation e strategie di customer value proposition fino alla segmentazione di profili e lo studio di service design, tutto in uno snapshot. Allora, per rispondere alla tua domanda devo fare un brevissimo preambolo perché stiamo vivendo una nuova normalità e sicuramente sarà ancora più nuova quando usciremo da questo periodo, una nuova normalità che in realtà è un'anomalia che richiede per tutti una fluidità di pensiero, una reattività decisionale, uno spirito di adattamento ancora più accentuato rispetto a prima nella velocità con cui dobbiamo muoverci. E sostanzialmente abbiamo imparato che bisogna garantire anche sempre più accesso immediato alle informazioni, ma informazioni genuine, fruizione, più che altro una fruizione che consenta di godere di dati che permettono di trarre maggiore soddisfazione che sia dalla fruizione di un bene, di un servizio o semplicemente anche per misurare i propri target nel loro raggiungimento. In tutto questo il ruolo del finance nella nostra agenzia ha dovuto facilitare i processi partendo da un business continuity plan, analizzando in che modo cercare di sostenere da un lato appunto il momento empatico complicato che vivevano i nostri colleghi
e la continuità del business. Intanto tutelare il patrimonio degli investitori. Abbiamo intensificato l'utilizzo di modelli predittivi, in particolare quelli legati al rischio del credito, monitorato più frequentemente, forse anche troppo perché ormai le piattaforme sono iper usabili, e monitorato quindi la solvibilità dei prospect. E poi forse la parte più centrale è garantito l'economicità delle gestioni secondo due classiche direttrici, quindi top e bottom, massimizzando controllo costante della top line con frequenti settimanali analisi dei dati, utilizzando delle dashboard alimentate da serie storiche, dati primari di vendita, sia previsionali che consuntivi. Abbiamo analizzato differenze, trend, e tutto questo potenziato dalla data visualization. I nostri strumenti come Power BI e Google Data Studio sono ormai diventati nel nostro uso comune, proprio perché facilitano il dialogo, il confronto, dimenticandoci per un secondo le quadrature, che in un momento di complicazione forse ci fanno perdere più tempo che altro. La bottom line, quindi sub punto 2, diciamo, ha lavorato su quattro direttrici. Monitoraggio costante dei costi, non solo quelli discrezionali, quindi il nostro network, che nel mondo conta più di 200 uffici, ci ha fornito una mole di dati di benchmark che ci ha permesso di ingaggiare, ove possibile, anche delle negoziazioni consapevoli con i fornitori. Abbiamo fatto un benchmarking sempre più preciso sulle rate card di vendita. Abbiamo ricostruito queste rate card grazie anche a una più puntuale analisi della billability del personale e delle overhead di struttura. E la stessa fatturabilità, diciamo, delle ore del personale è stata più puntuale e periodica. Abbiamo le ore lavorate del nostro più importante talento, che sono le persone, sono appunto state oggetto di mining, di pulizia, e ne abbiamo non più gelosamente custodite come prima facevamo in virtù di chissà quale privacy o quale riservatezza, ma in cambio abbiamo ottenuto ingaggio da parte dei clienti, dei nostri colleghi su margini, su gestione consapevole delle ore, e tutto questo anche grazie alla creazione di sistemi, di strutture di visualizzazione molto semplici ed intuitive, che appunto favorivano anche in questo caso il confronto mensile con la forza vendita, con i nostri account e con la nostra, e anche con il practice leader. E poi abbiamo condiviso in trasparenza anche in modo, anche qui, molto dettagliato, i costi del personale. Chiaramente qua siamo dovuti stare un pochino più attenti al tema della riservatezza, però in questo caso abbiamo fatto anche data enrichment sui costi del personale, abbiamo dato più valore alla gestione da parte dei pratici del personale grazie alla fornitura di informazioni sulle medie, sui trend, sulla gender pay diversity, in ottica anche di focalizzazione su quella che è la diversity inclusion, che è diventato un must nelle aziende multinazionali, in particolare come la nostra. E poi abbiamo condiviso il tutto con un'empatia sempre maggiore i casi di successo. Quando effettivamente un nostro collega riusciva a dimostrare determinati obiettivi, lo portavamo ad esempio, rendendo sempre più frequenti i momenti di confronto col personale, proprio perché abbiamo imparato dal remote working tutto un nuovo modo di lavorare, e chiaramente per il futuro abbiamo ristrutturato. Adesso, se non succede nulla entro il 30 aprile, terminerà il periodo emergenziale, quindi lo smart working diventerà l'opzione, non più il must. E quindi abbiamo cambiato le politiche di smart working per favorire una maggiore possibilità di perdere tempo di commutazione, quindi stare anche a lavorare da casa o dove si preferisce, piuttosto che venire in ufficio, dove comunque anche lì l'ufficio, qua riprendo le parole del collega precedente, è stato ripensato proprio in ottica di condivisione. Grazie mille, prezioso intervento, anche perché va a comporre un quadro che è fatto di tante tessere e di diversi settori. Adesso teniamo sempre presente che Paolo Giglioni, di Mondo Convenienza è lì, e adesso tra poco lo chiamiamo, e chiederei di intervenire a Fabrizio Tocchini, che è Director Business Development Strategy Wolters & Kluwer. Cosa ci racconta, anche perché
stiamo parlando di una specificità sui big data, gli analytics, intelligenza artificiale e insomma la trasformazione digitale. Benvenuto Fabrizio, buonasera, grazie per la disponibilità e anche a te 5 minuti e poi ci teniamo il tempo per fare un ulteriore passaggio con tutti in modo da raccogliere anche visioni, speranze, progetti, scenari futuri. Buonasera a tutti e grazie per l'invito, mi unisco ai miei colleghi che sono qui in questa tavola rotonda. Allora, io ho il privilegio di appartenere a un'azienda che è un'azienda intanto, come tutte le altre, ma anche è il produttore di un software proprio a supporto dell'Office of Finance, perché noi gestiamo un pochino tutti quanti i processi sotto la responsabilità del CFO, no? Dal planning al consolidamento civilistico e gestionale, insomma tutto quello che noi sappiamo passa dall'Office of Finance. Quindi, insieme all'esperienza di noi come azienda, abbiamo anche l'esperienza di tutte le aziende e i nostri clienti che si sono interfacciate con noi in questo difficile periodo. All'inizio tutti quanti, noi compresi, ovviamente abbiamo avuto un approccio reattivo rispetto a degli eventi straordinari, no? Io ho visto dei pattern comuni anche con gli altri interventi che ci sono stati finora. Tutti quanti abbiamo dovuto riorganizzare la maniera di lavorare. Per noi che facciamo software, il passaggio in smart working non è stato drammaticamente difficile, perché noi abbiamo veramente un tipo di business che si presta bene poi a essere agile nei confronti della nuova maniera di espletarlo, in qualche maniera. Però ecco, dopo una prima fase di reazione, dal punto di vista di cosa devi fare sul mercato, di quali azioni devi intraprendere, immediatamente viene fuori di nuovo il problema di prendere delle decisioni strategiche, anche in un periodo difficile. Per prendere delle decisioni strategiche c'è la necessità in qualche maniera di capire dove si sta andando. Ecco perché noi siamo stati letteralmente subissati nei primi mesi della pandemia, subito dopo la fase reattiva, di richieste da parte dei nostri clienti di varie persone sul mercato ricevere un aiuto in qualche maniera per riproiettare il loro business, per dare di nuovo, per fare un reforecast di quelle che erano le dinamiche di mercato generali e quelle che erano le performance aziendali in particolare. Questo che cosa testimonia? Testimonia che i modelli attualmente in atto di fronte a diciamo situazioni del genere, i modelli di business che sono stati implementati per supportare i processi di budget, di forecast e processi simili di planning, sono abbastanza rigidi dal punto di vista del cambiamento, quindi dell'introduzione di nuovi variabili, di nuove dinamiche di business, di nuove, diciamo così, fattori che non erano stati previsti anticipatamente, non erano così semplici da introdurre, da tenere in considerazione e quant'altro. Questo indipendentemente da uno come lo fa, c'è chi lo fa in Excel, c'è chi lo fa con dei tool dedicati, eccetera. Quindi c'era veramente una richiesta di aiuto, aiutateci a riproiettare quello che potrebbe essere lo scenario futuro. Ovviamente abbiamo supportato questa cosa con i mezzi a nostra disposizione, ma parallelamente abbiamo iniziato una discussione con varie persone, con vari interlocutori, con vari clienti, sull'introduzione proprio di queste nuove tecnologie che sono alla base di questa discussione, facendo una brainstorming aperto sul perché queste veramente possono aiutare questo tipo di processi. In particolare noi ci siamo soffermati sul predictive forecasting, quindi l'introduzione di tecniche di machine learning all'interno del processo di riforecastizzazione. Perché questo qui, secondo noi e secondo le persone con cui abbiamo parlato, che stanno già studiando di partire con esperienze in tal senso, è in qualche maniera vincente? È vincente perché ti dà la possibilità di partire da quello che hai, se lo fai per bene, e quindi non devi stravolgere la tua maniera di vedere il tuo business, ma lo puoi arricchire in maniera abbastanza semplice con nuove informazioni che vengono talvolta dalla tua stessa azienda,
da settori più operativi come la supply chain, come le iniziative di marketing o tutto quello che muove il nostro business verso il mercato, ma soprattutto anche tenendo in considerazione quelli che sono fattori esogeni, quindi indicatori economici, indicatori pandemici, previsioni sull'andamento della pandemia, delle scelte di governo e cose del genere. Queste nuove, diciamo così, dinamiche di dato che possono essere inglobate all'interno del proprio ecosistema aziendale danno la possibilità di istruire in qualche maniera questa intelligenza artificiale che va a produrre come primo, diciamo, risultato la modellazione delle proprie dinamiche di business in base a quello che capisce dai dati che gli hai fornito. Questo fornisce in qualche maniera un tipo di modellazione del business che è molto relativo e molto agile. Questo vuol dire che nel momento in cui le condizioni al contorno cambiano di nuovo perché io vedo nuove dinamiche, eccetera, le introduco gradualmente e di conseguenza posso aumentare l'accuratezza di quello che prevedo nel mio futuro adottando proprio queste nuove tecnologie. Perché c'è bisogno di adottare queste nuove tecnologie? Non solo per essere reattivi e aumentare l'accuratezza, ma proprio perché per descrivere meglio dove stiamo andando abbiamo bisogno di trattare una mole dati maggiore rispetto al passato e quindi la persona, il planner che si trova lì a dover prendere delle decisioni strategiche non è fisicamente, umanamente nelle condizioni di maneggiare questa grande mole. Ecco perché la tecnologia può aiutarlo a, diciamo così, a fare la versione 2.0 della sua maniera di lavorare in questo ambito. Quindi, per ricapitolare, una fase reattiva in cui si è cercato di aiutare in accordo a quelli che sono i metodi tradizionali e a quelle che sono le dinamiche tradizionali, ma immediatamente si è intavolato un nuovo discorso di capire quali scelte fare e come introdurre progressivamente tecnologia che possa rendere quasi immediatamente più agile il percorso di riproiezione del proprio business e in qualche maniera renderci un pochino meno spaventati per il futuro ad affrontare situazioni simili, non a livello drammatico ovviamente, ma in generale a situazioni in cui le condizioni al contorno del nostro mercato cambiano. Grazie. A Fabrizio Tocchini, molte grazie. Di CCH Targetic, insomma, non abbiamo la sfera di cristallo per immaginarci il futuro, ma abbiamo a disposizione tante tecnologie che permettono di affiancare i processi decisionali delle persone, offrendoci visibilità su dati e su anche associazioni di dati che non sarebbero possibili affidandosi semplicemente all'intelligenza naturale. Grazie, molto interessante. Credo che la trasformazione digitale sarà veramente compiuta quando queste tecnologie saranno adottate e non viste solo come qualcosa di futuribile. Torniamo adesso da Paolo Giglioni, che credo nel frattempo abbia risolto il piccolo problema tecnico di connessione. Paolo, buonasera. Ci senti adesso? Proviamo di nuovo. Non so se riuscite a sentirmi. Io sì. Io vi sento. Se... Sì. Sto parlando, non so se riuscite a sentirmi. Sì. Confermo che ti sentiamo dallo studio. Purtroppo non riesco a disporre di un... purtroppo non riesco ad avere a disposizione una wifi e me ne scuso, non sono riuscito a stare a studio oggi e quindi ho dovuto, anche questo è un po' il bello del nostro mondo virtuale, riuscire ad essere connessi, a voler partecipare per forza a un evento bellissimo come questo, anche quando magari in altre occasioni avresti dovuto declinare, quindi spero che perdonerete, la mia faccia non è poi così spettacolare da vedere, l'importante è i contenuti che posso trasmettere a questo incontro, a questo confronto. Bene Paolo, grazie, 5 minuti anche a te, anche noi siamo felici che tu ci sia anche in modalità molto mobile, perché lavorare da remoto non vuol dire essere solo
comodamente a casa, ma anche in, magari in, in viaggio o in spostamento. Quindi 5 minuti a te, Paolo. Ok, allora cosa è successo in questo anno? Per quanto mi riguarda è successo tutto quello che non doveva mai succedere nella vita, che doveva essere solamente teoria universitaria, quando ci venivano insegnati tutti gli scopi e i possibili scenari di utilizzo di una posizione finanziaria netta, piuttosto che di una di un indebitamento da verificare rispetto al capitale circolante netto. Ci siamo trovati improvvisamente, noi più di altri, perché purtroppo non potevamo né tenere aperti i negozi né consegnare le nostre merci sugli ordini già acquisiti, e quindi improvvisamente il flusso di attivo si è fermato. Questo ha significato per noi lavorare intensamente sia dal lato pianificazione strategica, ma soprattutto dal lato finanziario, per poter capire come far fronte a questa improvvisa emergenza, che vedeva insomma tutte le teorie di utilizzo e di stress test sulla posizione finanziaria netta venire proprio improvvisamente applicate nel quotidiano. È ovvio che senza intelligenza artificiale, senza business intelligence, senza big data a disposizione, saremmo andati veramente da poche parti. In pochi giorni, per non parlare di settimane, perché forse a 3 settimane non ci siamo arrivati in quel primo periodo, abbiamo rifatto business plan, stress test, valutazioni di andamento del circolante netto, per capire come supportare le decisioni dell'alta direzione, ma anche come dare strumenti per non trovarci in difficoltà e poter gestire il razionamento dei viveri che in quel momento si stava manifestando. Devo dire che dialogando con i nostri ingegneri gestionali, a un certo punto è venuto fuori anche la teoria della previsione in condizioni di incertezza. E quindi il discorso devi riuscire a elaborare più scenari con prospettive diverse, zona rossa, zona arancione, zona gialla, e darmi scenari che possono mutare da una settimana all'altra, in modo tale che io possa prendere le decisioni operative e supportare l'azienda, è stata una sfida veramente, veramente interessante. Questo però ci ha insegnato che si possono fare tante cose senza prendersi i canonici 3 mesi, 4 mesi per elaborare un business plan con i fiocchetti. A volte l'ottimo è nemico del giusto, di quello che si può utilizzare. Avere tutta l'innovazione tecnologica a disporre ad oggi sia un qualcosa che non si può evidere, che noi ci siamo mossi da tessuti che avevamo, ma che stiamo implementando velocemente, per esempio su softwareria, sulla modifica della nostra piattaforma amministrativa, sul potenziamento di strumenti di business intelligence che già adottavamo. E questo ci consente di navigare in queste acque turbolente che ancora insomma faticosamente stanno andando avanti senza vedere finalmente il sereno dopo la burrasca. Grazie. Spero si sia sentito. Sì, si è sentito tutto chiaramente. Non ti abbiamo visto, ma ti abbiamo sentito e seguito con interesse. Rimani con noi, Paolo, se puoi, che tra poco facciamo un giro sul futuro. C'è un altro Paolo che ancora deve parlare e va a concludere il primo giro. Paolo Paolino, Senior Director of Finance per EMEA Nvidia. Buonasera. Buonasera. Salve a tutti. Grazie di essere qui con noi. Sì, 5 minuti anche a te. Ringrazio anch'io Comunicazione Italiana per l'invito, anche per l'organizzazione della conferenza, che ti trovo di assoluto valore. Ho cercato di ascoltare tutti gli interventi anche questa mattina e devo dire che i contenuti sono estremamente interessanti.
Allora, innanzitutto condivido molte delle cose che i colleghi hanno menzionato negli interventi precedenti. Essendo l'ultimo, cerco di non ripetermi e cerco di aggiungere dei punti di riflessione su quello che su quella che è stata la mia esperienza negli ultimi 12 mesi. Innanzitutto, lavorando in un'azienda di tecnologia, avendo anche lavorato in precedenza per un'altra azienda di tecnologia, diciamo ho illustro che la digital transformation chiaramente è già avvenuta, quindi siamo riusciti a rispondere in maniera molto più reattiva alla crisi in atto. Ho visto, condivido il fatto che la pandemia e l'incertezza che si è creata sui mercati abbia creato appunto l'esigenza di investire in tecnologia, soprattutto nella parte finance. Quindi gli interventi che sono stati fatti dal collega di Euronics e Mondo Convenienza sono assolutamente esempi lampanti su questo punto. Dal mio punto di vista ritengo che aziende come la mia hanno fatto più ricorso a sistemi di data analytics e data visualization. Ad esempio è stato menzionato Power BI, noi usiamo per lo più Tableau ma anche altri sistemi, per una semplice esigenza, quella di avere, di prendere delle decisioni il più velocemente possibile. Questa esigenza in questo contesto di incertezza generale ha portato appunto a intensificare l'utilizzo di questi strumenti, soprattutto nella parte finance. In questo ambito, quello che ho notato è stato anche l'utilizzo di KPI di non natura finanziaria per prendere delle decisioni di natura finanziaria. Penso che tutti noi, tutti i panelist del gruppo, abbiano cercato di analizzare i casi Covid o il numero di vaccinazioni per paese, per cercare di capire in maniera molto più dettagliata le dinamiche della distribuzione del canale, di prendere delle decisioni di investimento in base appunto a questi dati esterni. E penso che questo aspetto comunque sia uno di quegli aspetti che rappresenta la più grande lezione degli ultimi 12 mesi, cioè di diventare un CFO che sappia guardare non solo ai numeri interni dell'azienda, ma sappia capire anche le dinamiche esterne e sappia capire quali sono i KPI esterni che vanno valutati per le decisioni di impresa. L'altra cosa che ho notato è stata appunto quella della creazione di modelli di business flessibili. Il collega di Mondo Convenienza ha riportato un esempio abbastanza lampante, ma penso che questo sia un insegnamento per tutti. La possibilità di creare dei modelli di business che ci permettano di ridurre i rischi nel caso in cui determinate condizioni si verifichino, ma anche di cogliere le opportunità nel caso in cui altre condizioni si verifichino. Penso che questa flessibilità sia assolutamente necessaria e non possa non essere supportata da strumenti tecnologici in ambito finanza. Chiaramente la mia azienda, come tutte le altre aziende, ha avuto da una parte un boost su alcuni segmenti di business dovuti alla pandemia, da un'altra parte ha avuto dei problemi. Quindi anche nel nostro caso abbiamo assolutamente preso decisioni in maniera il più velocemente possibile con poche informazioni disponibili. Se penso agli ultimi 12 mesi, rifletto tanto spesso sul fatto che mi siano state fatte le domande molto importanti, stressando il fatto che the good guess is the best guess, appunto per rispondere in maniera veloce alla situazione. Quindi, cercando di riassumere il mio intervento, digital transformation assolutamente, sia per aziende che non l'avevano fatto che per aziende che già l'avevano fatta, ed è qualcosa che rimarrà. Penso anche al ricorso di non financial KPIs per decisioni financial, e penso appunto al fatto che i modelli di business debbano essere flessibili per reagire più velocemente alla volatilità del mercato. Questi tre aspetti ritengo che comunque rimangano a prescindere dalla durata della crisi pandemica.
Molto bene, grazie Paolo Paolino che racconta l'esperienza personale e organizzativa, ma anche si collega agli interventi precedenti trovando dei punti di incontro. Adesso abbiamo circa 20 minuti, un po' meno di 20 minuti a dire la verità, e vorrei fare insieme a voi una passeggiata nel futuro, cioè alcune ci diamo 3 minuti a testa sul futuro, scenari futuri che intravedete, sempre tenendo al centro ovviamente Big Data, Analytics e Intelligenza Artificiale e la finanza d'impresa ovviamente, che è il tema, macro tema di oggi. Scenari futuri, ma anche bisogni, desiderata, opportunità, insomma interpretare il futuro come volete voi, declinatelo come volete voi, tenendo al centro gli argomenti di questo Digital Talk. Chiedo a Ferdinando Chianese di iniziare questa carrellata verso il futuro. Sì, grazie per la linea. Allora, per quanto riguarda le strategie del futuro, noi abbiamo definito due concetti chiavi. La prima è dobbiamo sforzarci tutti a livello di management di avere una strategia unica in termini di disegnare un modello operativo su un'unica base integrata di dati, di analisi e di software, e di sfuggire quindi alle logiche dei silos. Secondo aspetto, sicuramente quello di avere un'architettura chiara, in quanto se i dati non sono centralizzati, perlomeno bisogna avere a disposizione un catalogo di dove prendere questi dati e trasformarli in informazioni, perché non ci si può permettere l'uso di farsi cogliere impreparati. Per quanto riguarda il discorso delle competenze, sicuramente nell'ambito dell'analisi dei dati e nella correlazione degli stessi bisogna essere in poche persone, ma buone e con le giuste competenze. E soprattutto il team di lavoro deve essere multidisciplinare, imprescindibile avere il finance in cabina di regia. Per quanto riguarda i nuovi scenari, sicuramente ormai dobbiamo ragionare in termini di processi organizzativi in cui la componente fisica è un optional e riuscire ad avere sempre il famoso piano B nel cassetto. Per fare questo ci siamo posti due obiettivi. La prima è quella di avere un focus di prodotto agile. Anche chi fa parte dell'IT, quando produce un caso d'uso, deve capire perché lo sta facendo, perché lo sta attivando e chi sono gli utenti finali. E in secondo modo ci deve essere una governance multidisciplinare, perché oggi andare a utilizzare dei dati che si trasformano in informazioni ha degli impatti legali non da poco. Deve essere un giusto trade-off tra quello che serve realmente a capire l'orientamento del business e quello che non serve. Abbiamo capito che tanti dati che ci provenivano dai clienti erano finalizzati solo a soddisfare quel cliente e non un preciso cluster, e questo ci ha insegnato tante altre cose. L'opinione personale, non si dovrebbe mai ringraziare una pandemia del genere in generale, però forse gli addetti ai lavori hanno avuto una bella lezione e ci siamo un po' svegliati, lo dico anche personalmente, perché la considero un'opportunità, non è stata una minaccia, al di là del lato umano, sanitario del caso, però dal punto di vista degli uomini finance e del business, questa pandemia perlomeno mi ha insegnato tantissimo, lo dico con molta umiltà. Grazie Ferdinando, e anche grazie per la chiosa, diciamo, di stampo stoico, cioè fermo restando l'evento drammatico, però c'è qualcosa da imparare verso la virtù organizzativa, continua il nostro percorso. Allora, Mauro Colombo invece, cosa ci racconta riguardo la sua visione del futuro? Allora, si parla di Big Data, di Analytics, di intelligenza artificiale, diciamo che è un trend che è partito 4-5 anni fa e sta impattando trasversalmente, impatterà sempre di più qualsiasi settore merceologico, dal manufatturiero al bancario assicurativo, dalla sanità, media, utilities, fino alla pubblica amministrazione. E come può beneficiarne il CFO? Beh, a nostro punto di vista, il CFO tramite queste tecnologie può acquisire dei superpoteri da maneggiare con cura, vero? Perché è sempre l'essere umano che utilizza queste soluzioni, queste tecnologie a supporto di quelle che sono le proprie attività, e può avere beneficio sia per i processi di business che afferiscono tipicamente al ruolo del CFO, sia anche per farlo evolvere sempre di più in un'ottica di business advisor, di collante verso le altre
funzioni aziendali, che possono essere la produzione, sales, operation o anche la stessa divisione IT. Per quanto riguarda il miglioramento dei propri processi interni, vediamo che i CFO stanno beneficiando su due direttrici principali. La prima, il taglio operativo sui costi ordinari, andando ad ottimizzare tutti quei processi ripetitivi a basso valore aggiunto, introducendo soluzioni di robotic process automation. Dall'altra invece andando a utilizzare queste soluzioni per migliorare i processi di forecasting o di risk analysis o di gestione delle frodi, ad esempio. Per quanto riguarda invece la funzionalità di business advisor, vediamo un CFO che aiuta sempre di più le altre divisioni ad analizzare quella che è la relazione causa-effetto di un investimento. E secondo me non c'è miglior modo di spiegare una teoria se non facendo un esempio concreto. L'esempio che posso portare è un'esperienza che abbiamo maturato, ad esempio, in Italia, di un cliente che ha voluto implementare una soluzione di video analytics. Quindi si parla di ambito analytics, una soluzione proposta da responsabili di produzione con l'obiettivo di andare a migliorare di fatto quello che è l'utilizzo delle materie prime, riducendo gli scarti e migliorare il ciclo produttivo. E qua il CFO ha avuto un ruolo molto importante perché ha aiutato a pensare out of the box e grazie alle sue capacità di analizzare i dati è riuscito a interpolare benefici esterni al responsabile di produzione, alla capacità di produzione. Le ha individuate e poi le abbiamo misurate su due direttrici principali. La prima, queste soluzioni di analytics hanno permesso di migliorare quello che è il valore percepito da parte del cliente finale, la qualità del prodotto, e quindi si è riuscita a massimizzare il margine. Dall'altra ha migliorato tutti quelli che sono i processi di post vendita, perché immettere sul mercato un prodotto con dei difetti può provocare delle massive azioni di recall e quindi l'incorrere in spiacevoli e non previsti costi addizionali. Quindi il CFO ha fatto da orchestratore tra diverse funzioni e ha aiutato ad analizzare quelle che sono meglio le relazioni causa ed effetto. Big Data Analytics e Artificial Intelligence sono tecnologie, però quali sono delle modalità di sourcing che possono sono disponibili per le aziende e possono fare in modo che le curve degli investimenti siano più possibili allineati con le curve dei ricavi, perché altrimenti se abbiamo troppi investimenti all'inizio e i ricavi avvengono troppo avanti nel tempo, business case non sono molto convenienti. Beh, la risposta che HP ha introdotto sul mercato da un po' di anni è una modalità di consumo della tecnologia, una modalità everything as a service, e questa modalità permette di avere una riduzione dei costi tra il 20 e il 30% rispetto a modalità di acquisto tradizionali o tra il 20 e il 40% per quanto riguarda acquisti in modalità public cloud. E come lo si fa non è magia, di fatto si vanno a minimizzare quelle che sono gli extra buffer, gli extra capacity che tipicamente si acquistano quando si fanno questo tipo di progetti. Solitamente un progetto di big data si fa il bidone un po' più grosso di quello che potenzialmente serve, perché non si sa mai che cosa può succedere nel futuro. E quell'extra capacity, a volte, a seconda dei meccanismi di capacity planning che hanno le aziende, può andare dal 20 al 50%. Beh, questi sono costi che vengono sostenuti prima che se ne hanno i benefici. Quindi una modalità di consumo dell'IT al servizio può di fatto andare ad allineare la curva dei costi ancora rispetto alla curva dei ricavi. Il tutto garantendo flessibilità, performance e sicurezza. Chiudo facendo una sintesi, come l'ho fatta prima. Il ruolo del CFO, a nostro parere, sta sempre più evolvendo verso un ruolo anche di business advisor, quindi ruolo precedente più business advisor. E il secondo punto è che vediamo sempre di più sul mercato un'adozione massiva di nuovi modelli di sourcing per tecnologie, quali quelle di cui stiamo parlando, che permettono di avere una curva dei costi flessibili e di gestire contemporaneamente performance, flessibilità e sicurezza del dato. Bene, benissimo, grazie Mauro Colombo. Allora, CFO, come
con superpoteri, abbiamo detto, perché i dati e le tecnologie lo affiancano nei processi decisionali e quindi può anche indossare i panni di advisor dentro l'organizzazione. Volevo chiedere a questo punto anche lui, da super specialista, Fabrizio Tocchini di CCH Targetic, qualcosa sul futuro. Ma mi riaggancio ben volentieri all'intervento appena fatto da Mauro Colombo, perché questa dinamica di mercato, diciamo così, no, di ruolo più che di mercato, di trasformazione del CFO verso un ruolo più di business advisor, è qualcosa che abbiamo intercettato già da un paio d'anni o tre nel cosiddetto Finance Transformation Journey, ed è conosciuto in letteratura. Quindi sostanzialmente di cosa si tratta? Si tratta della capacità da parte del CFO, che per natura stessa è un analista di dati, è uno che sa interpretare bene i dati, di trovare quelle relazioni fra le KPI, sia finanziarie che non finanziarie, come diceva giustamente Paolo Paolino, tra queste performance, questi indicatori di performance aziendale, legarle alle dinamiche operative e di contesto di mercato, quindi anche su dinamiche esterne all'azienda stessa, trovare queste relazioni che in qualche maniera mettono fanno in maniera di spiegare come le performance aziendali siano legate a quello che succede in azienda e a quello che succede fuori. Per capire quello che succede in azienda, però, si proietta su un mondo di informazioni che è diverso rispetto a quello del passato, perché nel passato sostanzialmente noi vedevamo i nostri CFO, che sono i nostri clienti interlocutori privilegiati per il mestiere che facciamo, lo vedevamo sostanzialmente ragionare in termini di conti di bilancio, di profit and loss, di balance sheet, di cassa, di banca, anche di qualche maniera di metriche più di business, però a un livello molto più aggregato, no? Quindi andare a parlare di famiglie di prodotto, di tipologie di attività, eccetera, ma non entrava veramente nel tessuto operativo dell'azienda. Quindi se parliamo per esempio di un'azienda manufatturiera, non scendeva al dettaglio del singolo articolo, come questo veniva trattato dentro la catena di produzione o come questo veniva spostato con la logistica, eccetera. Ora la sfida sta proprio nel creare una connessione fra quello che succede su queste attività operative e quello che è il riscontro di performance che può essere misurato negli indicatori performance, per l'appunto, dell'azienda, che sono più rilevanti per la gestione strategica del business. Se vai però su quel livello, vai su un mare di informazioni, una granularità tale che ovviamente deve essere affrontata con altri strumenti. Ed ecco qui che mi ricollego giustamente a quello che ha detto già anche Mauro Colombo, che questo tipo di tecnologie, l'artificial intelligence, la gestione dei big data, i data analytics, eccetera, aiutano proprio a razionalizzare e a trovare in maniera automatica quelle che sono le correlazioni fra questi grandi flussi di dati. Non si esauriscono i flussi di dati con quello che si ha a disposizione. Spesso e volentieri andare a trovare quali sono le informazioni di contesto che possono essere rilevanti per me non è così banale. Quindi qui mi riallaccio un pochino a quello che ha detto Ferdinando Chianese: l'idea stessa di avere un catalogo di dati, un data catalog cosiddetto internazionalmente, per cui io posso acquisire informazioni di contesto, vedere se fanno scopa con le mie dinamiche aziendali, in modo tale da contribuire a una proiezione più accurata di quello che vado a fare, diventa una prospettiva futura sempre, sempre più importante. Non trascuriamo il fatto dell'artificial intelligence utilizzata non soltanto per il trattamento dei dati, ma per una esperienza collaborativa a livello proprio di processo e di discussione del business, sempre più evoluta fra i vari personaggi che sono coinvolti, perché questa nuova maniera di lavorare, che perdurerà per un pochino di tempo in forme diverse, eccetera, però spinge ancora di più nella necessità di avere una collaborazione anche digitale fra gli attori presenti e anche una specie di virtual assistance nel proprio lavoro, nel momento in cui certe cose si sono dimenticate, certe cose non si ricorda più come farle, eccetera, eccetera. Quindi vedo vari ambiti in cui l'artificial intelligence può fare veramente da bici, dall'elevatore dell'esperienza.
Grazie Fabrizio Tocchini. Beh, in un mondo complesso le decisioni non possono essere che tali, cioè complesse, quindi ovviamente ogni strumento che aiuta una visione più ampia e più precisa, al di là dei bias, al di là delle possibili correlazioni tra dati che possono essere fatte in maniera rudimentale, ben vengano le tecnologie e la business intelligence. Siamo andati un po' lunghi, quindi io chiedo scusa, non è equo, chiedo però a Paolo Giglioni di essere estremamente sintetico, di dirci due battute sul futuro, e così farò anche con gli altri ospiti che non sono ancora intervenuti per il secondo giro. Paolo Giglioni c'è? Ci siamo? Sì, ci sono. Benissimo. Allora, due battute, devo chiederti solo di essere proprio due battute. Sì, smart working, secondo me l'uscire dalla zona di comfort del sapere già quali sono i nostri momenti di lavoro, i nostri momenti di pausa, e trasformarlo completamente comporterà una serie di sfide, di opportunità che il CFO deve saper cogliere con tutta la propria squadra di amministrazione, finanza e controllo di gestione, con strumenti che dovranno essere rivisti. Il mercato, i canali digitali sono diventati assolutamente importanti e non possono essere più trascurati o lasciati in un ambito secondario o marginale, quindi anche qui dovremo lavorare per essere di supporto alla strategia dell'azienda con per esempio le transazioni finanziarie trasformate in transazioni monetica e non transazioni fisiche, e soprattutto il CFO deve riuscire a capire che l'innovazione digitale è un qualcosa di essenziale, come in qualche modo ha sempre fatto, ma ora più che mai, è riuscire ad essere tempestivo nel cogliere le opportunità che l'innovazione digitale fornisce per poter dare un contributo essenziale all'evoluzione dell'impresa. Grazie mille a Paolo Giglioni, Mondo Convenienza. Chiedo lo stesso due battute, perché siamo già oltre il limite orario che ci eravamo dati per questo Digital Talk, quindi chiedo scusa ai nostri testimoni speaker. Giacomo Lopopolo, due battute sul futuro. Eccomi. Sì, sarò velocissimo. Questa situazione, questo periodo ha toccato emotivamente anche me, quindi poi faccio un lavoro immerso nella creatività, quindi ci dovrò mettere un pochino più di cuore. Usabilità, potenziamento delle piattaforme di data visualization per semplificare il nostro lavoro, in modo che anche per fornire a coloro che ci aiuteranno, quindi c'è un'estensione delle responsabilità per raggiungere meglio i propri risultati. Quindi se ancora, quanto più saranno usabili, tanto meglio. Andiamo invece a curare il prodotto, perché io devo ottimizzare anche i processi come CFO. Se potessi nella mia industria godere di una data enrich, un arricchimento dei dati con informazioni qualitative, che con un processo di machine learning magari mi potesse simulare l'efficacia delle campagne di comunicazione che vado a produrre, se pensate che il 55% dei miei costi sono quelli del personale, potrei sicuramente orientare in modo più efficiente le forze verso altri canali di business, come, non so, ipotizziamo lo scenario cookie zero che si sta paventando, partnership con i clienti per andare a cercarli i dati, perché magari non saranno poi così disponibili in quantità come lo sono adesso. E poi approccio, ultimo punto, e qua ci devo mettere il cuore. Io studiavo le reti neurali 25 anni fa e quindi facevo le interpolazioni quando dovevo laureare ancora. Però comunque mi aspetto che dal futuro della tecnologia, mi aspetto forse un po' meno tecnologia e più creatività. Cioè, se noi riusciamo a guardare con un approccio più creativo i dati, riusciamo a creare delle soluzioni incredibili e misurabili. I dati sono la materia prima che la creatività può trasformare in scenari magici, e se diamo priorità all'aspetto umano per umanizzare i dati, scusate se mi ripeto, in modo creativo siamo in grado di arrivare di più al cuore del nostro target o del target dei nostri clienti. Grazie, quindi dati resi accessibili, utilizzabili anche con una visualizzazione e dati che
permettono, anche abilitano una maggiore creatività. Grazie per la sintesi. Allora chiedo anche a Paolo Paoloni di essere sintetico, perché stiamo già strabordato, però vogliamo sentire la sua, e quindi chiediamo se condivide con noi due battute sul futuro. Sì, cercherò di essere velocissimo. Quello che vedo è sicuramente sono due fenomeni. Da una parte ci sarà un'automazione dei processi, che possano essere processi finanziari, oppure logistici, oppure industriali, operations, con il ricorso di machine learning, artificial intelligence e anche robotica. In questo contesto il CFO dovrà investire molto anche sulla sicurezza dei dati, perché comunque più facciamo gestire a altri i nostri dati, più dobbiamo essere sicuri che i dati siano in buone mani. Dall'altra parte penso che la parte di predictive analytics basato su intelligenza artificiale sarà uno strumento come oggi possiamo avere PowerPoint, Tableau, Excel, eccetera, eccetera. Sarà uno strumento fondamentale per la figura del CFO del futuro. E in questo contesto penso che la figura del CFO si trasformi verso, diciamo, più una consulenza strategica nei confronti del CEO e dei gestori di business. In questo contesto ritengo che appunto l'intelligenza emotiva dei CFO sia assolutamente fondamentale, sia nella gestione del processo di trasformazione che ci sarà inevitabilmente nella funzione finance, sia nell'approccio appunto ai CEO e ai gestori di business. Io, da grande appassionato di tecnologia e applicazione della tecnologia in finance, non vedo l'ora che questo accada. Bene, allora ci sono tutti gli elementi per immaginarsi un futuro positivo che anche fa buon uso delle lezioni apprese in questo momento di crisi. Grazie, davvero grazie ai nostri ospiti per gli interventi molto interessanti, articolati, originali, e quindi credo che questo Digital Talk sia stato molto interessante anche per le persone che ci seguono da casa. Allora a tutti, buon proseguimento.